Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi sono qui per farvi il tour della mia casa delle vacanze. È piena di verde. Dove passo? Io non so su spazio, ma si mette le mie. Allora, qua dove diciamo stiamo la maggior parte del tempo, perché c'è il tettino carino, le figurine, il tavolo e tutti quanti sempre qua e io sempre ovviamente. Allora, visto che di qua c'è un giardino enorme, tutto grigio, passiamo proprio per dentro a suspense fino all'ultimo. Allora, qua si entra e c'è la cucina, tutta fatta in legno, bellino. Guardate questa panchina come bella, tavola che poi alla fine non mi ha usato niente. E qua la parte più bella, caramelle. E queste qua che sono le più buone. Poi qua c'è un biglietto delle cose buone. Allora, qua c'è il famoso con la palla. Faccio basket, non risparmio neanche. Allora, qua ci sono delle spalline che mi piacciono tanto, tanto. Ecco qua! Abbiamo salito per casa. Dai, venite! Non siete timidi. Allora, ci troviamo qua. Allora, tutte le porte chiuse, quindi partiamo da qua, che ne dite? Allora, vai. E ora, luce. Allora, qua c'è la camera dei miei genitori, che ha questa cosa che è troppo bella. Ciao, ciao, ciao! Che tu fai i cassettini, le cose troppo belle. Bella, mi piace tanto. Poi qua abbiamo un'altra finestra. Vabbè, che ha le tende tutto. E il letto! Però questa è la cosa meno importante. Perché ora passiamo alla mia! Allora. Ah, qua c'è un quadro. E il quadro? Ah, c'è il quadro di fuori praticamente. Allora, passiamo alla mia camera. Guarda! Allora, qua, questa è la mia camera. Io quando mi sveglio chiudo perché sennò è brutta. Io ogni mattina faccio così e la metto sbagliante così, proprio bella. Perché è bello svegliarsi con la luce proprio di alto. E qua è il mio letto. Però io dormo qua perché è più bello. E là c'è il mio amico ventilatore che mi fa compagnia ogni notte. Cioè ogni notte, secondo me dormo la notte perché me lo metto là e faccio. E c'è uno specchio, sono piena di specchi. Ciao telefono. Ecco qua, andiamo a fare il ventilatore. E questa è la mia camera con tutti questi quadri che fa la signora, come dice, la proprietaria della villa. Poi qua abbiamo questa mini scrivania dove ci ho messo due frontini, cuffie e Nintendo. E qua c'è la signorina con lo zainetto del mare. E qua c'è un altro specchio, ovviamente. Passiamo avanti. Allora, questa è una cosa troppo bella. Perché noi abbiamo due bagni, uno di qua e uno di qua, però l'abbiamo diviso. Io mamma di là e mio padre di là. Ma questo qua è mio di mia mamma perché è tutto rosa! Come si fa? È bellissimo! Un bagno tutto rosa! Gabinetto rosa, vasca del bagno rosa, bide rosa, lavandino rosa, mobile rosa! Troppo bello! E qua c'è questo sapone che è troppo bello. Allora, questo quadro un poco scioccante, ma va bene. Tutti i quadri. Questi qua li fa sempre la signora della mia villa. E vedete questo qua che è troppo bello. La vaniglia, io l'ho messo. Troppo bello. Qua c'è la maschera da bagno. Allora, ora passiamo alla parte più
più bella della casa. Aspetta, non subito, perché pensate che il bagno va. Apriamo tutte queste cose. Ecco. Vabbè, qua c'è un mini bagno che non ve lo faccio neanche vedere perché non è interessante. Normale, con la doccia invece questa. Anche la doccia ovviamente si può fare anche di là perché è tutte le teline. E qua la parte più interessante. Ta-da! Il giardino. Ora scendiamo. Allora, qua c'è quest'arco con i fiori, dove io faccio sempre le foto qua dentro, perché è bello, faccio le foto qua dentro perché è bello. Poi qua c'è questo tettuccio con il tavolo. Tavolo e le sedie, però alla fine le mangiamo sempre di là perché dietro al giardino ci sono molte zanzare, infatti noi abbiamo auto a volontà. Poi qua abbiamo questo albero, praticamente è così alto che ora voi non mi credete, però quando noi torniamo dal mare si vede, saliamo il vicoletto e dal mare si vede questo albero che è il nostro. Vabbè, qui qua, qua c'è gli alberelli, qua c'è... Là c'è un altro tavolino con l'ombrellone, perché è bellissimo! Troppo bello volare! Guardate queste cose! Molto belle, ma io se non le tocco! Guardate questa, com'è bella! Non le rompiamo. Guardate, che bella. Guarda, ho scoperto una cosa, c'è un attacco. Oliva! Guardate, guardate questa cosa che non so cos'è. Ma guardate, c'è una statua. Sta nel nulla, bello. Aia. E qua poi praticamente si scende e siamo dove siamo, diciamo, prima. Però voglio fare una cosa. Vediamo un po' dall'acqua. Vediamo un po' il tubo. Tutto verde, bello, perché è rilassante stare in mezzo a tutto questo verde, tutti questi fiori. Qua c'è questa sedia dove uno si stende a prendere il sole. E qua abbiamo un tavolino dove molto probabilmente farò di video con lo sfondo di là. E qua abbiamo due tracci. Questa qua è fatta tutta in mattoncini, molto bellina, un po' antica, e quella è un po' più moderna, completamente nuova, bella, mi piace molto. E vabbè, di qua è la stessa cosa, quindi visto che qua mi piace, penso che il video lo potremmo terminare qua. Spero che la mia casa vi sia piaciuta, lasciate un bel like e iscrivetevi.